Sì, noi oggi abbiamo fatto questa iniziativa, abbiamo voluto mettere insieme l'Associazione di Europa Donne e l'Associazione di Europa Uomo per parlare del tema del tumore della mammella e del tumore della prostata, o meglio, siamo voluti partire dalla grande esperienza delle associazioni femminili sul tema del tumore della mammella, esperienza che ha fortemente spinto per l'organizzazione dei luoghi di cura per il tumore della mammella. Le Breast Unit oggi si fanno perché Europa Uomo ha spinto perché il Parlamento europeo assumesse questo aspetto e, come dire, la giovane età e l'inesperienza delle associazioni degli uomini sul tema della prostata. Siccome proprio in questi giorni la Regione Toscana esce con due atti, uno di istituzione di centri per la cura della mammella, le Breast Unit, e un altro a giorni per l'istituzione di centri per la cura del tumore della prostata, abbiamo detto che era l'occasione di far parlare insieme le associazioni. Abbiamo intitolato la giornata "Quando le donne aprono la strada", perché l'esperienza delle donne in termini di lobby, in termini di promozione, è un patrimonio che non può essere buttato via e che simbolicamente vogliamo che venga passato agli uomini sul tema del tumore della prostata. ISPO è stato chiamato dall'RLS del CNR per fare una valutazione su possibili cluster, il termine brutto, su possibili maggiori incidenza di tumori, in particolare tumore della mammella, tra i dipendenti del CNR. In effetti l'analisi epidemiologica ha fatto vedere un numero di casi superiore all'atteso. Però, come tutte le analisi epidemiologiche fatte su piccoli numeri, occorre approfondire il dato perché bisogna capire la storia di ciascuno di questi casi, l'interferenza su un possibile maggior rischio individuale genetico, la storia extralavorativa di ciascuna di queste signore. L'unica cosa che mi sembra giusta che sia emersa da tutta questa operazione è che ISPO e Università di Firenze hanno deciso di lavorare ulteriormente in termini di ricerca su questo tema per dare dati che abbiano un valore e una fruibilità maggiore. Sarebbe necessario un campionamento dell'area, non solamente di chi lavora al CNR, perché quella è un'area molto inquinata, lo sappiamo, ospita insomma l'inceneritore. Io so dove si vuole arrivare su questo ragionamento. Certo che un'analisi approfondita è un'analisi che coinvolge tutti i possibili fattori di rischio. È anche vero che il tumore della mammella ha tanti altri fattori di rischio che non sono quelli ambientali, quindi bisogna dare una risposta anche a questa stranezza epidemiologica.